arriba, Sandito. Sul palco il club service Lions Fidis e poi in Italsi l'associazione sportiva disabili, sovrano ordine San Giovanni di Gerusalemme Susi, Cavalieri di Malta, ti rivolgono il loro saluto al vescovo della diocesi di Maggiore del Vallo, Monsignore Domenico Mogano. Invito il pubblico a lasciare spazio al passaggio del corteo. Cerimonia breve ma significativa che precede il lungo percorso nelle vie cittadine del gruppo dell'Annuncio. Il vescovo adesso si volgerà per salutare i cittadini accorsi alla cerimonia. Inizia così, con questa cerimonia, il festino di San Vito edizione 2017. Che avrà un'articolazione piuttosto nutrita nei giorni prossimi, fino al 27 domenica, con la processione che porterà la statua di San Vito ancora nella sua sede originaria, ossia nella chiesa di San Michele. Fra poco i musici usciranno ancora per iniziare appunto il percorso urbano. Dopodiché si recheranno nella piazzetta antistante la chiesa di San Michele, dove preleveranno appunto il carro argenteo e la statua argentea che verrà collocata sul carro per portarla presso la chiesa di San Vito in Urbe, piazzetta Santa Teresa. Da lì, questa notte alle 3,
inizierà il percorso della tradizionale processione notturna che condurrà alla chiesa di San Vito a Mare. Io ringrazio le presenze sul palco di questi club service e delle altre associazioni e dei Cavalieri di Malta per la loro presenza, perché hanno voluto in questo modo testimoniare la loro adesione, il loro saluto al, in forma ufficiale, come vedete, al passaggio del nostro vescovo.